Ok. Hey là, buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Siete tu nuove, io sono Ally. E io sono Auri. E questo è un video haul, che se non sapete cosa significhi, praticamente è un video dove vi facciamo vedere i nostri acquisti che abbiamo fatto. Esatto, concentrati maggiormente a sabato 27 giugno. Pomeriggio. Esatto, in centro. Noi vi lasciamo subito al video, comunque vi diciamo già che i nostri acquisti li abbiamo fatti solamente da Stranivarius e da Pimki. Comunque vorrei farvi notare che io ho il trucco blu abbinato alla maglietta, lì c'è il trucco rosa abbinato alla maglietta, ma quanto siamo pro. Vabbè, comunque vi lasciamo al video. Allora, partiamo dai brochet che ci siamo dimenticati di menzionare prima. Perché abbiamo fatto shopping online, tipo a fine maggio sono arrivate, quindi non abbiamo fatto shopping in negozio. Comunque, gli articoli ci sono arrivati, aspettate, in questa specie di borsettina. Mi sembra una cuffietta. Una cuffietta quella che usano le nonne in doccia, la Alice adesso vi farà una dimostrazione pratica. Ecco, non abbiamo capito il senso, però è molto carina. Magari la mettere in doccia per il bagno schiuma quando non... Mi sta anche bene. Non si ha il piedino in doccia per il bagno schiuma. Comunque, abbiamo preso le nostre solite cremine perché stavano per finire per ogni tipo. Infatti una l'abbiamo utilizzata e questa qua è quella nuova. Vabbè, io uso quella verde. E io quella azzurra. Ok, niente di interesting. E è andato anche tipo campioncino che si porta in giro in borsetta. Esatto. Per non doversi portare la crema gigantesca. Allora, partendo da Stradivarius abbiamo preso una cosa in comune, ovvero anche la Chompy, c'è la nostra best friend. La nostra BFF. Questa maglietta di Star Wars con Han e Leia. E tipo... Adesso ve la apriamo. Adoro. Ah, ne apriamo solamente una per evitare. Grazie Aurora, vuoi uccidermi? C'è scritto, I will be solo without you. Cioè, sarei solo senza di te. Sì, ma che si chiama? Okay. Esatto, la mia è proprio in collaborazione con Star Wars. E niente, costava 12,99€. È l'unica maglietta, tra parentesi, che c'è della collezione. Poi io ho preso, allora, questa canottiera azzurra, che però è trasparente. È tipo trasparente, si vede tutto. Per cui ho preso anche, aspettate che sono un po' incapace, ho preso anche questa specie di non so che cosa Galette. Da mettere sotto per evitare di sembrare una scostumata. Tanto lo sai già. Okay. Sono entrambi di questo colore tipo azzurro, però la canottierina è molto molto carina. Cioè vedete che è praticamente trasparente, cioè sì, si vede tutto. Quindi comunque, consigliamo una braletta anche per le persone che le vorranno comunque usare. La canottiera costava 19,99€, mentre questa cosa costava 15,99€, signori e signori. E niente, molto carini, ci stanno bene insieme. Il colore è molto bello, va un sacco di moda. Sì, c'era anche bianco e nero, però azzurrino è più carino. Sì. Invece io ho preso questo vestitino, stoffa di jeans, però non è in jeans, è in altra cosa, sennò morirei di caldo d'estate. Mm-hmm. E è veramente, 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 veramente bellissimo. Poi non so, non è lungo, è corto. Sì, no, è corto. Non so perché quest'estate sono in fissa con i vestiti, non mi sono mai piaciuti in vita. Questo è l'hall dei vestitini. Esatto. Tipo. E questa qua costava 29,99€, però vi giuro che... Allora voglio uccidermi prima o poi. Sì, scusami, hall. Non volevo ucciderti, però è proprio bello. Io invece non ho preso neanche un vestitino, raga, ma boh, non sono un tipo da vestitini. No, almeno stimano sempre. Io sì, questa sono dei vestitini. Ok, allora ho preso questi shorts neri, però non tipo shorts di jeans, tipo shorts eleganti. Shorts e pantalone. Per uscire la sera. E hanno questa cinturina molto carina. Ah, e questi, cavolo, ho già tolto l'etichetta perché li ho utilizzati. Comunque costavano 19, 15, insomma, giù di lì. Però sono fantastici perché sono stracomodi e hanno le tasche top, adoro. Mentre io voglio complicarmi la vita, Alice se la semplifica. Io ho preso un altro vestito, cioè la storia ho preso solo vestiti, però questo qua è lungo, proprio lungo, cioè arriva quasi alla caviglia. Non ho mai avuto un vestito lungo. Cioè, vedete quanto lungo è? E questo qua è pois e sarà per un 18esimo molto probabilmente, perché tipo questo mese ne ho 4, non so spiegarmi perché. E niente, questo qua costava 19,99€. E io poi, per ultima cosa, ho comprato questa specie di body di Stradivarius. Che vi giuro, cioè sembra orribile, non so così, ma ad usare a lei gli sto super bene. E magari vi metto un video perché ieri sera l'ho messo per uscire. Vabbè, comunque è un body lilla, non si capisce niente, però è un body lilla. Da abbinare ai pantaloncini o altre robe, insomma. E io, ultimo Ah, e costava, boh, anche qui ho tolto l'etichetta, raga. Mentre io ho preso anche dei sandali. Ma non erano un programma da prendere, sono delle zeppe bianche, così che costavano 20€, me lo ricordo. Il problema è che io sono arrivata in centro con i miei sandali, normalissimi. Sono tipo uscita dalla macchina, ho camminato 10 minuti, arrivata in via Mazzini a Verona,
mi si sono distrutti i sandali, proprio rotti, spaccati, quindi non si aggiustavano neanche con la morte, sono dovuto entrare, o c'erano i sandali rasoterra, che vi prego già sono basta, proviamoci con i sandali rasoterra, o c'erano le zeppe, e allora sono andata sulle zeppe. E sono molto carini. No, sono super super belli, poi non ho mai avuto zeppe bianche. E ci stanno, sono super mega estivi, li indosserò di sicuro al mare. Abbiamo indossato ieri sera con questi, con il vestito che dopo vi farò vedere. Poi siamo stati da Pimki, dove ha comprato solamente lei. E adesso vi farò vedere cosa abbiamo comprato, cioè cosa ho comprato. Io in verità volevo prendermi anche un paio di jeans neri da Stradivarius, però non ero convinta al 100%, per cui ho detto vabbè, andiamo da Pimki e vediamo se c'è qualcosa di migliore. Comunque adesso vi farò vedere cosa ho acquistato da Pimki. Ho preso questi shorts, che sono così, allora non sono proprio diciamo super mega corti, ma a me non piacciono, un po' chiaretti, e costano 19,99€. Poi ieri sera, insieme alle zeppe bianche che ho fatto vedere adesso, ho messo un vestitino perché siamo uscite, cioè dal centro siamo uscite direttamente la sera, quindi esatto, non avevamo tempo per cambiarci e tornare a casa. E ho preso quest'altro vestitino, sempre di jeans, fantasia di scura, più scuro, e questo qua mi piace da morire, che è una specie di cintura in vita, per appunto evidenziarla, ed è lungo fino al ginocchio ed è fatto una specie di camicetta perché ha tutti i bottoni che sono un po' scomodi da sbottonare ogni volta, ma ecco, si deve fare la vita, esatto. E non mi ricordo assolutamente quanto sia costato, perché appunto ho fatto l'etichetta, l'ho usato subito ieri sera, esatto. E poi ultime due cosine che condividerò insieme a mia mamma, questa qua che è bianca. Questa tipo trama? Esatto, super mega bella, e il prezzo è di 12,99€. E questa qua nera, che è esattamente uguale, identica, però appunto è nera, è sempre 12,99€. E niente, sono super 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 belle, perché sono anche fresche secondo me. Sì, perché sono della lunghezza giusta, non sono troppo lunghe né troppo corte, sono proprio perfette, quindi mi sono subito piaciute. Poi con quei shorts che ho fatto vedere appena adesso, quella nera secondo me è la sua morte. E nulla, I'm a West Side Baby. Allora, il video termina qui. Speriamo vi sia piaciuto. Non abbiamo fatto uno shopping sfrenato, perché comunque abbiamo guardato nell'armadio e non avevamo bisogno di chissà che cosa. Però questi vestitini, ragazzi, sono i miei bambini, i miei nuovi bambini, perché sono super belli e li indosserò, spero, un sacco di volte quest'estate. Ok, adesso saluteremo le 10 persone che ci hanno chiesto di essere salutate nel video precedente. Se volete essere salutate anche voi, basta commentare qui sotto con il vostro nome. E noi vi mandiamo un grosso bacione e saluteremo adesso le persone. Partiamo da Gaia, un bacione. Giorgia, un bacione anche a te. Vale, un bacione. Giulia, un bacione anche a te. Benedetta, un bacione. Fabiana, un bacione anche a te. Ines Dombrosa, un bacione. Donia, un bacione anche a te. GX Haji, un bacione. Gaia, un'altra Gaia, un bacione. Ok, basta. E niente, noi mandiamo un grosso bacio e ci vediamo giovedì con il prossimo video. Mi raccomando, condividete, mettete like e ci vediamo giovedì. Ciao!